plus inserimenti. Dani Alves, finto il pallone di Bala, Dani Alves ancora, lo tiene vivo, c'è Mandžukić che aspetta, eccolo, guarda in mezzo Mandžukić, Alessandro, prova a girarsi, lo spunta anche Casemiro, e poi 1-2 sta Marchisio in campo, 26esimo, 3-1 Real Madrid. Verso Carvacallano, sempre puntuali negli inserimenti, prova a metterti in mezzo, Chiellini, prova a portare il pallone in mezzo a tre, glielo tocca. Mezzanotte 45, piazza San Carlo è letteralmente devastata. Il motivo? Banalmente una partita di calcio. Si giocava Juventus-Real Madrid, finale di Champions League. Intorno al 70esimo minuto della partita, infatti, si è scatenato un falso allarme bomba e ha travolto tutti quegli altri tifosi bianconeri che sono stati feriti dalle bottiglie di birra gettate per terra. 30 di questi sono tuttora ricoverati all'ospedale Molinette, ma si contano almeno 200 feriti, almeno 20 invece sono tuttora dispersi. Omar Badanazzi, ripeto, Omar Badanazzi sotto la chiesa. Giovanni Donato, ripeto, Giovanni Donato sotto la chiesa. Marco Pagliaro, Marco Pagliaro! Non è successo niente, ha creato un po' di panico, qualche imbecille in piazza e ha creato panico, c'è già la paura forte degli ultimi avvenimenti successi, abbiamo creato casino per un avvenimento bello, vabbè, se la gente è contenta di fare queste cose, creare terrorismo per niente, beati loro, onestamente a me fa schifo questa cosa, però vabbè. Vabbè, comunque niente, adesso portiamo fuori il ragazzo che è senza scarpa e si taglia con i vetri delle bottiglie per terra. Rocco! Gli oggetti ritrovati per terra in piazza San Carlo, si vedono sciarpe, scarpe, zaini, borse, chiavi, bottiglie, si vede di tutto e di più, tutto quello che può essere raccolto, ritrovato, tutto quello che è stato perso. Vedete persone che stanno cercando i loro oggetti personali e tuttavia faticano a ritrovarlo, sono veramente tante, tantissime le scarpe, alcune anche imbrattate di sangue.